Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio divertirmi insieme a voi e ricreare un trucco di quelli che si vedono su Instagram, cioè mi spiego meglio, di quelli che su Instagram sembrano fighissimi, che sono anche abbastanza lunghi da ricreare perché usano mille mila prodotti, ma che magari non sono poi così belli portati nella realtà perché andremo in giro tipo con una maschera sul viso. Oggi voglio ricreare quel trucco lì e ho qui davanti a me un sacco di prodotti, veramente tantissimi. Senza chiacchierare ancora, zoomiamo più vicini e iniziamo a creare il nostro Instagram look. Ovviamente partiamo dal primer, utilizzo il Primerizer di Smashbox che è idratante e ne vado a mettere una bella quantità. Avete presente su Instagram che fanno quelle robe tipo così e poi se lo spalmano? Ecco, faremo anche noi. Siccome non basta, ma vogliamo essere super luminosi, oggi utilizziamo anche, come si chiamano, le Custom Enhancer Drops di CoverFX. Le agito bene perché sono abbastanza liquide e le vado a mettere un po' come primer su tutto il viso, perché su Instagram fanno così. Ancora una volta prendo le mie goccine e riempio il viso di questo coso super luminoso che non metterei mai su tutto il viso. Ne ho messo anche poco, ma ancora una volta vado a stenderlo. Questa volta magari mi aiuto con la spugnettina. Adesso uscirò fuori tipo palla da discoteca, però ragazzi, vi ripeto, su Instagram si fa così e faremo anche noi così oggi. Ok, il nostro viso ormai ha su due primer e quindi andiamo ad applicare subito il fondotinta. Utilizzo un mix del Milani Conceal Imperfect e del Maybelline Super Stay, come si chiama questo? 24 Hour Full Coverage Foundation. Anche questa volta non ci vado con mano leggera, ma vado a caricare il mio viso con una buona quantità di fondotinta. Sono sincera, ragazzi, soprattutto ultimamente sono passata di più a un trucco naturale, non so se ci avete fatto caso, o comunque diciamo non naturale, ma soprattutto la base più fresca e più leggera rispetto a quella che facevo questo inverno. È una cosa che succede passando dalla stagione fredda a quella calda. Però in generale non lo so, mi sento meglio con una base più leggera, vedo il mio viso più fresco, soprattutto adesso che sto diventando più grande. Ok, anche il fondotinta è stato applicato, adesso utilizziamo il correttore. Prima correggo le mie occhiaie con un correttore salmone, che è la cosa più noiosa del mondo da fare, ma purtroppo devo farlo perché le mie occhiaie sono scurissime. Poi, siccome il mio viso non ha ancora abbastanza coprenza, ancora abbastanza correttore e fondotinta su, prendo il correttore di Maybelline e oltre ad applicarlo come correttore nella zona delle occhiaie, lo utilizzo per fare dei punti luce molto accentuati al centro del viso. Ok, ora stendo il correttore. E ovviamente non può mancare un bel baking nella zona sotto gli occhi e nella zona centrale del viso. Per farlo utilizzo la mia Coty Airspun o Airspun, come dir si voglia. Ovviamente applico la cipria anche sul resto del viso, ma non vado a fare il baking anche lì. Nel frattempo che il baking fa il suo lavoro, vado a disegnare le sopracciglia, utilizzo il Brow Pot di Nabla e ovviamente anche qui le disegno molto definite e abbastanza spesse, soprattutto rispetto a quelle che mi ritrovo io. Passati un po' di minuti, possiamo rimuovere il nostro baking. Ora possiamo realizzare il trucco degli occhi. Prendo un colore chiaro e lo applico sotto il sopracciglio, così il mio sopracciglio sembrerà ancora più alto qui nella zona sotto l'arco. Con un pennello da sfumatura applico un mix di questi due colori nella piega dell'occhio. Intensifico ancora di più la piega dell'occhio con il marrone più scuro. Su tutta la palpebra mobile vado a pressare questo ombretto qui. E mi aiuto a sfumarlo con un pennello pulito nella piega dell'occhio. Applico
Applico lo stesso marrone scuro anche nella parte inferiore e mi aiuto a sfumarlo con i due marroni iniziali. Nella parte iniziale presso un po' di questo colore qui. E come punto luce sull'angolo interno dell'occhio prendo dalla palette di Milani il colore luminoso. Sugli occhi non può mancare una bella riga super spessa di eyeliner. E ovviamente adesso applichiamo mascara e un paio di ciglia finte, tutt'altro che naturali. Passiamo ora al trucco del viso, vado a dare un effetto abbronzato con una terra aranciata. Settimana scorsa ho fatto un video su come sembrare abbronzati anche se non siete andati al mare, quindi se vi interessa ve lo lascio cliccabile qui. E inizio ad applicare la mia terra, ovviamente anche questa, non con mano così tanto leggera, voglio sembrare molto più abbronzata di quanto sia io realmente. Ovviamente realizzo anche il contouring e uso il colore più chiaro dalla palette Shade & Light di Kat Von D e vado a disegnare, cioè faccio il contouring sotto lo zigomo all'attaccatura dei capelli e definisco anche la mandibola. Applico un blush rosato sugli zigomi. E per completare il trucco del viso faccio un mix di due illuminanti, utilizzo questo qui che è il Master Chrome di Maybelline nel colore Molten Gold e poi lo Strobe Light 01 di Milani. Con l'illuminante ragazzi il segreto per avere un perfetto Instagram look è di andarci con una mano davvero davvero pesante e di non fermarsi sugli zigomi ma di applicarlo un po' dove capita, non sto scherzando, però di applicarlo sui punti centrali del viso, quindi lo metto un po' qui sopra il sopracciglio, l'ho messo sul naso, l'ho messo sull'arco di Cupido, l'ho messo sul mento e siccome questo qui è molto bello ma come vedete è un po' scuro su di me, non risalta così tanto, ci vado a mettere un po' dello Strobe Light di Milani e lo ripasso semplicemente nei punti dove ho applicato l'illuminante di Maybelline. Ora mi aiuto con la spugnetta di Morphe, questa qui che come vedete è tagliata in modo netto, perché devo andare a scolpire ancora di più lo zigomo e faccio una linea che parte da, diciamo, l'orecchio e arriva fino quasi al lato del naso, perché voglio creare una riga molto netta che evidenzi il contouring in questa zona. Nel frattempo che il baking agisce in questa zona, vado a realizzare le labbra. Anche qui utilizzo un mix di due prodotti, applico un rossetto liquido di Kat Von D che si chiama Lovecraft e poi sopra, solo al centro delle labbra, ci metto Vanilla Queen di Nabla. Ovviamente ragazzi, per avere un perfetto look di Instagram dobbiamo realizzare delle labbra più grandi e più carnose possibili. Rimuovo per l'ultima volta il baking dal mio viso. Penserete che il trucco sia finito qui, ma no, perché in realtà dobbiamo riempirci la faccia di qualche spray fissante a caso. No, sto scherzando, però dobbiamo fare almeno una ventina di spruzzate di uno spray fissante. Utilizzo il Glow Setter di Glam Glow. E finalmente il nostro Instagram look è completato qui, devo dire. Secondo me dal video sembrerà bellissimo e credo sia davvero bellissimo. Ora, secondo me ho davvero troppe cose sul viso. Il trucco degli occhi non mi scandalizza, neanche quello delle labbra. Però secondo me il viso è davvero troppo troppo pesante. E vi ripeto, magari dal video sembrerà bellissimo, però dalla realtà si vede che ho su tante cose, davvero troppe. E mi appesantiscono molto
tutta la base, insomma, sembro anche molto più grande di quello che sono, anche perché, ragazzi, aiuto, mentre mettevo le ciglia finte ho visto un capello bianco, aiuto! E niente, questo qui è il risultato completato, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se è stato interessante ricordatevi di spolliciare, mi raccomando, all'insù o di iscrivervi al canale. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!